come trasferirsi negli USA? Cosa dovete sapere assolutamente? Mi sono segnata tutte le domande che mi avete fatto in questi ultimi mesi e risponderò ad alcune di queste domande. Bentornati nel canale di Chiari Lady Boss, la vostra brand ambassador da New York. Per informazioni sulla Grande Mela, Stati Uniti d'America, donne imprenditrici e viaggi, iscrivetevi adesso al canale cliccando il pulsante qua sotto. Oggi torniamo a parlare di un argomento molto sentito, mi bombardate di domande su Instagram e mi chiedete come trasferirsi in USA, come si fa a vivere in America, come si può vincere la carta verde, come si prende un visto. Sono tutte domande che io ogni volta mi segno e ho deciso di creare la parte 2 del video di come trasferirsi in USA. La prima parte, che vi lascio qua sopra, parla in modo generico dei diversi visti che servono per entrare nel territorio americano. E per ogni visto che nomino ho intervistato un italiano ed ho chiesto maggiori informazioni su quel visto specifico. Vi lascio qua sopra la playlist e anche qua sotto nell'info box. Partiamo dal punto fondamentale e principale, che sembra scontato ma in realtà non lo è. Per raggiungere qualsiasi obiettivo servono molti sacrifici e sicuramente tempo. Se ce l'avete, fatemi un esempio qua sotto nei commenti di una cosa che avete desiderato così tanto ed è successa il giorno dopo. Se volete fare un viaggio importante c'è bisogno di tempo per mettere da parte i soldi, per programmarlo. Se volete aprire un business c'è bisogno di tempo, servono soldi e anche una strategia. Se volete creare una famiglia serve tempo, serve sicuramente una coppia, tanto amore e anche dedizione. Quindi per ogni cosa importante, per ogni obiettivo serve tempo. Nessuno è riuscito a prendere un visto così dall'oggi al domani. I visti sono una cosa complicata, stanno diventando sempre più difficili da ottenere e non richiede poco tempo. Quindi focalizzatevi sul vostro obiettivo e iniziate a capire di che visto avete bisogno. E come consiglio sempre, non solo io ma un sacco di altra gente, testate il terreno. Non venite a scatola chiusa. Fatevi un bel viaggio negli Stati Uniti d'America, che poi, essendo così tanti e così diversi, non è così facile capire dove trasferirsi, a meno che non abbiate un sogno nel cassetto. Io voglio vivere a Los Angeles, io voglio vivere in Texas, io voglio vivere a New York, io voglio vivere a Miami. Vi dico anche che ho appena iniziato una collaborazione con un imprenditore italiano e un avvocato italiano, entrambi qua a New York, che stanno creando un ebook su come trasferirsi in USA. È un lavoro che impiegherà diversi mesi, vi terrò aggiornati strada facendo. Se non seguite ancora il canale Instagram, mi trovate sia su Chiari Lady Boss che su New York City for All. In entrambi lascio sempre tanti aggiornamenti e penso che per molti di voi questo ebook sarà super utile, soprattutto perché ci sono dei consigli legali, appunto revisionati da un avvocato italiano che si occupa di immigrazione negli Stati Uniti d'America. Allora, andiamo avanti. Ho con me il mio Mac, dove mi sono segnata tutte le domande che mi avete fatto in questi ultimi mesi e risponderò ad alcune di queste domande. Ma vi dico anche che sto scrivendo un articolo per il mio blog dove risponderò a tutte le domande che mi avete fatto su come trasferirsi in America. Allora, mi chiedete come prendere il visto, da dove partire, come vi accennavo, in base alla tua professione, ai tuoi desideri e al tuo obiettivo c'è un visto diverso. I visti per entrare negli USA sono tantissimi. C'è quello per gli imprenditori, c'è quello turistico, c'è quello per chi ha aziende, c'è quello lavorativo, c'è quello studentesco, c'è quello per straordinarie abilità, c'è quello per internship, che sono i tirocini. Quindi in primis bisogna partire dal vostro obiettivo, capire qual è il visto più adatto a voi e sicuramente fare un'esperienza in territorio americano prima di trasferirsi definitivamente, perché comunque non potete vivere in territorio americano senza un visto. Potete farlo tranquillamente se volete essere illegali, ma legalmente l'ESTA, che è un documento che vale 2 anni ma ti fa rimanere negli Stati Uniti d'America per una durata massima di 90 giorni a volta, va rinnovato ogni 2 anni. Si parla di un costo di circa $14, anche di questo vi lascio l'articolo qua nell'info box. Cosa succede se rimanete più di 90 giorni? Da quel momento inizia il vostro periodo illegale e in base a quanto rimanete oltre i 90 giorni ci sono delle penalità diverse.
Quindi se il tuo overstay, ovvero il periodo in territorio americano senza un visto o avendo superato i 90 giorni dell'esta è inferiore ai 180 giorni, quello è a discrezione dell'officer. Se il tuo periodo di overstay va oltre i 180 giorni, verrai bannato dagli Stati Uniti d'America dai 3 ai 5 anni, una volta che lasci il territorio americano e provi a rientrare. L'America è piena di illegali e ci sono persone che sono in overstay da anni. Io personalmente ne conosco diverse che stanno qua in overstay da anche 3-4 anni. Non è una cosa che vi consiglio, però è una cosa che sento, perché poi le conseguenze possono essere molto importanti. Assistenza sanitaria. Anche questo è un discorso molto complicato, lo so, è tutto complicato in America. Se vi interessa sapere di più sull'assistenza sanitaria negli Stati Uniti d'America, guardate il video dell'intervista a Rosie, che è un'infermiera palermitana che vive e lavora a Brooklyn da anni e ci racconta un po' com'è stato il suo percorso per arrivare qua negli Stati Uniti e anche com'è lavorare come infermiera a Brooklyn. Parliamo un po' del sistema sanitario a New York. In un futuro, spero vicino, intervisterò un dottore o chi si occupa di assicurazioni sanitarie per darvi maggiori informazioni a riguardo. Invece, per quanto riguarda assistenza sanitaria per chi viene in viaggio, di quello ne parleremo nell'articolo che sto scrivendo. Un'altra domanda che mi fate: quanto costa vivere a New York o in America? Qual è il budget minimo per partire? Ricordiamoci che stiamo parlando di tantissimi stati americani. Ogni stato ha la propria legislazione, tassazione e stile di vita. In alcuni posti puoi fare la vita che vuoi con uno stipendio anche più basso. Addirittura ci sono degli stati americani che non hanno tasse, quindi IVA, sul sale, sulla vendita. Delaware, Montana, New Hampshire, Oregon, Alaska. Molte persone scelgono di vivere in Florida per il bel tempo e perché in alcune città affittare un appartamento, comprarlo, costa poco. Essendo anche questo un argomento complicato e diverso, perché cambia da persona a persona, vi lascio la testimonianza di 3 italiani che si sono trasferiti in diverse zone d'America e chiediamo a loro quanto costa vivere nel loro stato. Ciao a tutti, mi chiamo Mikhail, vivo a Traverse City. Traverse City è una fantastica cittadina del Northern Michigan. Come lavoro faccio il bar manager in un ristorante italiano chiamato Pepe Nero e Ballarò. Lavoro per una coppia fantastica, marito e moglie, Giorgio e Monica. Giorgio è lo chef, nato e cresciuto in Sicilia, per l'esattezza a Bagheria. Il costo della vita è decisamente più basso di una delle metropoli come Chicago, come San Francisco, come New York, e ve lo posso assicurare perché io ho vissuto sia a New York che a San Francisco. Quindi, parlando dei costi di affitto, io affitto una casa con 3 camere da letto, 2 bagni, cucina, cantina e sala da pranzo con giardino annesso, intorno ai $1,700. A più chiaramente le bollette. Per una camera credo che ci si possa girare intorno ai $500 e per una casa dai 1500 in su, dipende dalla zona chiaramente. Più o meno vicino al lago, più o meno vicino al centro, sono fattori da non tralasciare. Con un brunch, con un happy hour, tranquillamente $30 e passi un buonissimo pomeriggio. Per il da mangiare ai supermercati di ogni tipo, anche dei farmers market che avvengono specialmente il sabato mattina, dai pomodori alle verdure, alle insalate, qua nel Nord Michigan è molto famoso il maple syrup. Penso che con $50 si riesca a fare una spesa, e con questo io, ragazzi, vi lascio, però sia stato un po' d'aiuto, vi saluto. E dopo quella casa c'è il lago. Ciao a tutti, sono Anna, vivo in California, esattamente nel sud della California, in Orange County, e di professione faccio la wedding planner. In Orange County i prezzi della spesa sono più alti del 13% rispetto alla media nazionale americana. Vi faccio qualche esempio. Ho comprato questo cartone di latte, quindi 3 cartoni di latte, sono circa 5 litri e mezzo, organico, li ho pagati $10.99. Questo panetto di burro da 454 grammi, pagato $3.49. 24 uova organiche, $7.99. Per quanto riguarda gli affitti, affittare un appartamento con 2 camere da letto, circa 80 metri quadrati, il prezzo parte dai $2.100. Se invece si vuole affittare una casa, il prezzo parte dai $2.900-$3.000 con 3 camere da letto. Se invece la casa si vuole comprare in una bella zona tranquilla con delle buone scuole pubbliche, una casa con 3 camere da letto
netto partiamo da $750,000. Se si cerca una casa con 4 camere da letto, di solito non si trova niente sotto gli $800,000. Per quanto riguarda il prezzo della benzina, la media è di $3,56 al gallone, e il gallone sono nemmeno 4 litri. Io ho vissuto a New York 8 anni e da quando sono qui penso che gli affitti e comunque comprare una casa sia più economico. Prezzi nella città a New York sono molto più alti. Grazie Chiara, ciao! Ciao a tutti, ciao Chiara. Io sono Isabella, vivo in Florida, precisamente a Fort Lauderdale, che è a nord di Miami. La vita qui è un po' meno costosa che a New York. Un affitto di media per un appartamento con 2 camere da letto, bagno, cucina e sala si va intorno ai $1,500. Ovviamente poi si va a salire, dipende se si ha vista mare, si ha un accesso al canale, si ha l'attracco per la barca. Molto dipende da chiaramente dove si è. Allora, la cosa più importante da dire, le tasse sono un po' più basse rispetto a New York, le tasse su commerciali di tutti i giorni, quindi quello che comprate sia al supermercato che all'abbigliamento, è il 7%, quindi un filino meno, ma la cosa importante sono le tasse sulla casa. In realtà qui non abbiamo tasse sulla casa, quindi chiunque acquista una casa a fine anno, quando deve pagare le tasse, le paga solo al governo federale e non allo stato della Florida. Questo è un motivo per cui tantissime persone vengono a comprare casa qua, perché i costi chiaramente sono decisamente più contenuti. Per quanto riguarda la vita di tutti i giorni, diciamo che la spesa normale è molto simile a New York, quindi non vedo differenza nella spesa di tutti i giorni, ma per quanto riguarda uscire a cena, andare a bere qualcosa, è un pochettino più economico. Per una cena, per una persona, si va dai $25 in su, chiaramente dipende cosa si mangia e dove si mangia. Un cocktail si può andare dai $7-8 in su, però se ci spostiamo verso Miami i prezzi sono quasi il doppio, non dico ovunque, ma in tutti i bei posti, insomma, Miami Beach, South Beach, insomma, sono decisamente molto più alti, si parla di 15, 16, 17 a cocktail e anche $30-40 per una cena. Ovviamente, come in tutti gli Stati Uniti, si può mangiare per meno, si può trovare sempre per meno, però dipende chiaramente dove si vuole andare, se si vuole scendere dei compromessi. Grazie ancora Chiara, un saluto a tutti. Ciao! In più vi lascio il video intervista a Gaia, che è stata a New York 3 mesi. Chiediamo a lei quanto costa un viaggio a New York ed anche il video di quanto costa vivere a New York secondo me. Se mi seguite sapete che per me non c'è verità assoluta, perché cambia da persona a persona e da esperienza a esperienza. Quello che capita a me non capita a un'altra persona e viceversa. La mia esperienza è quello che io racconto a voi, che può essere completamente diversa dall'esperienza di un'altra persona. Cercate di prendere più spunti e consigli possibili e sfruttarli per i vostri progetti. Un'altra domanda: chi fa pugilato ha possibilità? Nel video precedente, quindi la parte 1 di come trasferirsi negli USA, c'è una piccola testimonianza di Andrea, un mio amico campione mondiale e italiano di kickboxing. Se vedete nell'intervista, lui parla dei vari visti che ha cambiato negli anni e del fatto che è riuscito a ottenere la carta verde tramite meriti sportivi. Tanti anni fa, così per gioco, ho intervistato Melissa chiedendo come ha fatto a vincere la carta verde alla lotteria, ma non ho ancora fatto un video specifico su tutti i modi per ottenere la carta verde. Arriverà presto nel canale e poi lo aggiungerò qua. Un'altra domanda importante è: come trovare lavoro? Intanto vi lascio qua nell'info box un articolo che ho scritto su come trovare lavoro a New York. C'è una lista lunga di siti che potete consultare per trovare lavoro. Ricordatevi sempre che senza visto è molto difficile essere assunti o semplicemente ottenere un'intervista per quel lavoro. Ve ne nomino qualcuno, sicuramente fonte super importante è LinkedIn. Se non siete su LinkedIn, buttatevi su LinkedIn e cercate di capire il funzionamento. Un altro sito molto usato è Indeed.com, ma anche Glassdoor, Monster e ZipRecruiter. Ricordatevi che qua non abbiamo il CV, il curriculum, ma c'è il resume e si usa sempre la lettera di accompagnamento. Vi consiglio, per qualsiasi cosa, di fare infinite ricerche, di leggere. Magari questo video per voi sarà troppo pieno di informazioni, di siti, di cose da sapere, ma è importante informarsi molto bene a riguardo. Per oggi vi lascio, sperando di esservi stata utile.
fatemelo sapere nei commenti e lasciatemi un sacco di thumbs up. Se avete domande, dubbi, ricordatevi che comunque io faccio consulenze ed ho un amico imprenditore che a sua volta fa consulenze, quindi in base alla necessità posso indirizzarvi alla persona giusta. Nella parte 3 cercheremo di parlare di più di turismo e la possibilità di lavorare nel campo del turismo qua a New York, anche in base a come si evolverà la situazione da oggi 14 maggio 2020 al prossimo futuro. Per oggi è tutto da Chiara Lady Boss a New York. Bye guys!